Andiamo girone, andiamo nel girone A, ritroviamo con piacere il presidente del Trebisacce, Angelo Miniaci. Presidente, buonasera, ben trovato. Buonasera, buonasera Emilia, buonasera a tutti. Ed allora, presidente, si avvicina questo fatidico 5 marzo con questo DPCM, la vostra sensazione sulla ripartenza qual è? La nostra sensazione è... io non ho sensazioni, onestamente. Io mi auspico soltanto che si cominci seriamente a pensare all'anno prossimo, perché io personalmente mi sono stancato di pensare a quest'anno, perché quest'anno è andato come è andato. Riprendere significherebbe ricominciare, non sappiamo nemmeno come, lo abbiamo detto tante volte. Noi vogliamo avere certezze su come ricominciare l'anno prossimo. E dobbiamo assolutamente, assolutamente pensare ai ragazzi. Ai ragazzi parlo del settore giovanile, perché ci stiamo concentrando, parlo per il Trebisacce, perché il Trebisacce ha il settore giovanile completo, sì. Magari non ce l'hanno tutte le squadre, però questo non conta a chi è appassionato di calcio. Noi abbiamo, ci mancherebbe, i ragazzi hanno perso un anno. Io mi chiedo se è più importante in questo momento pensare alla ripresa, oppure pensare seriamente a come riprendere e a come far recuperare ai ragazzi. Loro hanno perso un anno, cioè l'anno prossimo gli allievi che campionato faranno? Le juniores? Certo. E i giovanissimi? Cioè hanno perso un anno di allenamenti, di intensità, di gioia come tutti quanti, però anche dal punto di vista fisico i ragazzi hanno perso un anno, che facciamo? Io bloccherei le annate, francamente, però forse sono andato fuori tema, però è una cosa che mi preme tanto, guarda Emilio, cioè è una cosa che non mi fa dormire la notte pensare ai ragazzi che sono fermi da un anno e non sanno come ricominciare l'anno prossimo. Se vogliamo ricominciamo a parlare. No, ma in realtà questo è un aspetto interessante, e la prossima domanda è concatenata a questo, perché queste sono generazioni che, oltre a perdere l'aspetto fisico, quello sportivo, secondo me rischiano di avere anche un deficit educativo, dato anche il mancato contatto con la scuola. Ecco, giustissimo. Probabilmente giustissimo. Dovrebbe essere la volta buona che la politica inizi a correlare in maniera seria lo sport e l'istruzione, visto che sono due ambiti che fanno stare bene, se ben sviluppati. Guarda, io non sono sicuramente in grado di dare giudizi, e che credo che nessuno possa dare giudizi su questo nuovo governo. Ancora è troppo presto. È ancora troppo presto. Però quel ministero dello sport, ministro dello sport che scompare, a me non è piaciuto. Evidentemente non c'è, c'è stata distrazione. Avere un sottosegretario non è la stessa cosa. Possiamo criticarlo come vogliamo al ministro dello sport, ex ministro dello sport, sì. Spadafora, però è stato vicino, lo si sentiva, c'era un riferimento. Non dimentichiamo i bonus che hanno avuto i ragazzi, non entriamo nel merito poi nel dettaglio dei bonus, erano giusti, cioè, però insomma noi avevamo un ministro vicino che parlava, ok? Adesso chi parla di sport? All'improvviso il bonus è sparito e va bene, ma soprattutto è sparito il ministro, e questa cosa non mi piace. Non mi piace quest'anno soprattutto, non è che c'è sempre stato il Ministero dello Sport, mi pare che nel primo governo Conte non ci fosse il Ministero dello Sport, è arrivato dopo, questo potrei sbagliarmi, ma non credo. E non ci è piaciuto, in un anno così disastroso, dovevamo dare continuità, è stata data continuità al Ministero della Sanità, giustamente credo dal mio punto di vista, e insomma lo sport aveva bisogno, no, di sostegno, e un ministro era la figura giusta per dare sostegno. Io sono veramente preoccupato
preoccupato per le nostre generazioni future. Insomma, i ragazzi sono fermi, ripeto, da un anno, e come hai detto tu, sono fermi a 360 gradi da un anno. Assolutamente. E quindi io sono molto, molto preoccupato. Guarda, è da ieri che mi arrovello, che leggo. Bisognerebbe trovare delle formule nuove. Ci dobbiamo muovere, mio. Ci dobbiamo muovere. Io vedo troppa, apparentemente, attenzione, apparentemente. Dovremmo essere coinvolti, dovremmo parlarne in continuazione di tutto questo. E invece parliamo solo e unicamente di riprese dei campionati delle eccellenze e dei dilettanti. Con tutto il rispetto, cioè dei dilettanti, perdonami, promozione e tutto quanto. Ok, benissimo. Facciamo ripartire questa eccellenza. Vogliamo ripartire anche con la promozione e tutti gli altri campionati? Ripartiamo. Io non sono d'accordo. Noi come Trebisacce non siamo assolutamente d'accordo, perché non è una pillola che si compra in farmacia e tac, ritornano i soldi, ritorna quel modo, no? che sapevamo. Serve un ragionamento ampio e strutturato per ripartire. Assolutamente, assolutamente. Presidente, la sicurezza non deve essere solo quella della salute, che viene prima di ogni altra cosa, ma diciamo tutto. Va messo in sicurezza tutto, incluso appunto anche la mente, la psiche, che è stata minata abbastanza. Tu stai bene, voglio dire, sei lo stesso dell'anno scorso. Ma assolutamente io non credo. No, assolutamente io non credo, no. Nessuno di noi è lo stesso, no? È chiaro che io, se fossi calciatore, probabilmente non vorrei altro che ricominciare a giocare. Certo. Dal punto di vista economico è importante, siamo d'accordo. Però è anche tempo che guarda, posso dirlo proprio perché non si può non dirlo, cioè i calciatori non possono campare con lo sport, i dilettanti meno, e quello che si legge, no? Quello che si legge invece va in quest'altra direzione, cioè campano le famiglie attraverso il nostro, non è così, non può essere così, è stato così fino a ieri, siamo stati tutti attori. No? Tutti siamo stati attori, tutti siamo stati artefici, tutti abbiamo sostenuto spese, e quindi ma è tempo che un calciatore dilettante cominci a fare il dilettante. È chiaro che non è un problema che possiamo risolvere così, perché significherebbe che ci sia lavoro. Sarebbe un ragionamento ampio, ma noi purtroppo dobbiamo correre, presidente. Intanto grazie per essere stato con noi. Ma ci mancherebbe. Alla prossima. Grazie.